Siamo nello spazio d'arte Gustalo in via Manin a Udine, dove Antonella Peresson offre al pubblico che vuole visitarla una mostra che rappresenta il suo mondo interiore. E sembra persino scontato dire che un artista rappresenta il suo mondo interiore perché è quello che gli autori fanno in questi. In questi quadri per antonella per dobbiamo un po sottolineare il mondo interiore perché esso nasce dalla consapevolezza di appartenere in senso un po totalizzante al segno e al colore in senso un po totalizzante perché ci diceva fuori onda questa arte mi assorbe, mi fa eh, quasi appartenere integralmente ad essa. Mi impedisce di avere un altro amante, facciamo, per dire perché il quadro, il colore, il segno è il suo vero amante. Un, un amante molto, molto esigente, come dirà Antonella Peresson. È un amante che non ha un volto, perché il volto è costituito da questi quadri il cui richiamo è di tipo astratto e non concreto. La concretezza eh, delle immagini apparteneva alla prima fase di Antonella Person della sua produzione eh, impostata soprattutto sul eh, gioco dei colori creato dal mare, le barche, anche qui c'era una valenza simbolica perché eh, l'umanità è rappresentata da esseri umani che sono un po' come la barca, no? eh, Che si muovono eh, nel mare e nel mare della vita e che vanno a cercare anche il porto, la tranquillità. È una ricerca eh, intima, anche questa. Ma eh, la ricerca di Antonella Peresson in questi ultimi anni si è sviluppata soprattutto nell'ambito dell'astrazione e quindi in questa negazione della figura. Ecco io. Mi fermo qui e ti chiedo pa di parlare di questa tua amante così esigente come l'arte. Eh sì, l'arte è proprio un amante molto esigente che mi prende. Mi prende totalmente. Ed è, è un bisogno, è un bisogno interiore. Io lo chiamo forse anche una forma di malattia. Però, perché forse l'artista è sempre un po' malato. Infatti. Chi lo sa, forse questa, questo, questo bisogno di espressione è un po' un modo di recuperare. Una, una parte, devo dire, eh, di personalità che è stata dimenticata nel mio vissuto, cioè inizialmente, cioè la, di, di recuperare l'Antonella che eh, nella sua infanzia, nel, nel corso della vita, è stata costretta a fare altre cose, a sopravvivere in varie situazioni come tutti, come tutti gli esseri umani di questo mondo. E, e io ho trovato nell'arte un recupero di una parte di personalità molto importante. E mi riconosco nel colore, il mio colore è, mm, è il rapporto col, col mondo, co, tra il mondo esteriore e il mio mondo interiore. E io, infatti, lavoro tantissimo, cioè non uso praticamente il pennello, uso tantissimo la spatola, la spatola da muratore, le mani per spalmare il colore, per, eh. per cercare questa energia che, che il colore dà. E che comunica con gli altri. E, ultimamente sì, io ho passato il periodo del mare, del, la ricerca sul corpo e invece questa ricerca di astratto è, mm, mi, permette, mi permette una libertà più interiore, infatti. Eh, tra l'altro adesso sto affrontando questo nuovo filone ideologico, questo nuovo filone artistico che si basa sul mio. Odio amore per il viaggio, per il, per il rapporto col, col, anche col mezzo pubblico, col treno, con la corriera, con, con tutto quello che si muove e mi può portare via lontano, eh, che può darmi anche il senso dell'abbandono. Però il viaggio è anche la libertà, la ricerca di stimoli e conoscere cose nuove. Per cui inizialmente può esserci una paura paura di viaggiare il treno mi ha sempre fatto tanta, molta, molta paura però è anche il mezzo per, per raggiungere insomma qualcosa sì, sempre delle cose nuove la conoscenza ecco io so che tu conosci il mondo museale il mondo della storia dell'arte e ti chiedo di spiegare che cosa rappresenta per te perché mh, voi tutti che realizzate questi lavori artistici, questa creatività, naturalmente avete un mondo museale e storico-artistico alle spalle, però vi rendete conto che non può esserci una pedissequa imitazione di quello che è già successo? Sì, io eh, frequento molto le mostre, le gallerie, vado a vedere eh, le mostre di altri pittori. E, mh, più che si, stu studio, perché mh, mi fido, voglio fidarmi delle mie sensazioni, cioè la, più che il valore storico dell'arte, quello che mi trasmette un'opera d'arte. Però comunque è una rielaborazione la mia, interiore, sì, cioè deve arrivarmi qualcosa, deve arrivarmi una sensazione forte. Qualche volta eh, confesso che di fronte a certe opere, mi vengono le lacrime agli occhi, cioè sono, cioè mi arriva un, un sentimento: c'è cioè una comunicazione. Ci sono artisti che sono bravissimi e che non comunicano, e, e, e artisti che comunicano, perlomeno nel, con, con me, insomma, io questo. Con eh, questo rapporto, anche, sì, fa anche frequentando gallerie importanti o um, autori antichi, o, questa, cioè, o, o arriva o non arriva l'emozione. Eh, Io ho visto dal tuo curriculum che hai eh, realizzato molte mostre. Eh, ci possono essere dei punti di riferimento particolarmente significativi, non so, il Fuari di Istanbul o altri momenti. L'importante è, è fare, è lavorare, è, è, è ricercare, e pensare che il prossimo quadro sarà sempre migliore di quello che, che, che hai fatto, il resto, il resto è. Appartiene al lavoro di altre persone, cioè il mio lavoro è, è, è un altro. <ride> cioè, poi le mostre le cose vanno, i contatti, ma eh, sì, se tu mi chiedi, sì, la, la mia è una ricerca, è sempre, cioè è il lavoro di ricerca, non e in secondo piano il lavoro di, di mostre. Di... Mi, piace, mi piacciono molto i simposi dove si, si dipinge in mezzo alla gente, per esempio, questo mi, è, mi entusiasma molto. E i riscontri della gente li hai sentiti? Sì, 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 i sì, riscontri, specialmente mi piacciono pure dei bambini che vedendo, la, vedendo come fa, che guardano come, come lavora un pittore e si emozionano, no? Lavorare Vicino, vicino a un bambino che ti guarda e si è emozione bellissimo io penso che quando si parla di un autore come Antonella Peresson eh, si parla chiaramente di una figura femminile secondo il tuo punto di vista è più difficile essere autori al femminile o al maschile o oh, questa domanda non ha senso perché ci sono le difficoltà in ogni ambito Eh, sì, è irrilevante. Eh, direi... è un modo elegante per chiederti se senti una certa difficoltà ad affrontare il percorso artistico, lo studio, l'applicazione e doverlo conciliare col tuo essere donna, moglie, madre. Sì, è stato difficile, è vero. E poi direi che il maschile, il maschile, gli uomini sono più sciolti, è inutile, cioè sono più sicuri. Eh, io e le donne, e io in particolare confesso, cioè prima di mettermi in mostra, ho. Ho sudato, cioè ho fatto fatica a mettere in mostra la mia anima, cioè è stato un, uno sforzo. Cioè, eh, inizialmente, la paura di essere distrutta era, era forte. Cioè quando tu mostri un quadro ah, e metti in mostra una parte di te stesso, cioè io vedo che il, il maschile ha più facilità. Il femminile si spaventa un po' di più, sì. Più che avere altri impegni, altri avere, è, è il è la paura di, di di essere di non essere gratificata abbastanza. Di, gli uomini sono più sicuri, vanno, vanno, non importa. Sì. Noi abbiamo più forse un po' più di timore. Bene. Hai raccontato il tuo mondo, noi rimandiamo coloro che ci eh, seguono per questa trasmissione settimanale ogni venerdì, rimandiamo il pubblico a Gustalo via Manin 12, siamo nel pieno centro della città di Udine, fino al 15 febbraio questa mostra.